Il mare ti ispira, eh? Da tanti anni l'ispirazione del mare porta gli scultori in questo pezzo della spiaggia di Rimini. E ogni Natale, grazie a un materiale tanto effimero quanto allo stesso tempo solido, si compie una piccola magia. Dalla sabbia sorgono personaggi e ambientazioni come fantasie sospese nella nebbia invernale. Siamo a Torre Pedrera, Rimini Nord, sulla spiaggia. Ogni anno viene fatto un presepe di sabbia qui, è una lunga tradizione che viene ripetuta da sempre. Un presepe di acqua e sabbia, la stessa sabbia con cui giocano d'estate i bambini. Ogni anno con degli scultori diversi, dei temi diversi. La poesia del mare d'inverno. A raccontarla al mondo ci ha pensato Federico Fellini. Qui la conoscono bene coloro che tutto l'anno accudiscono gli stabilimenti balneari in funzione e in preparazione dell'estate. Una comunità che vive il lavoro per la costruzione dell'opera di sabbia come un dono di Natale da fare a chi vorrà venire a godere di queste atmosfere spinto dalla tradizione del presepe. Siamo tutti quanti operatori turistici, chi bagnini, chi ristoratori, e lavoriamo tutti quanti insieme per creare queste cose ogni anno. Ci diamo da fare tutti quanti, aiutando gli scultori, diciamo, per quello che possiamo, perché tecnicamente sono loro i veri maestri. Li aiutiamo cercando di fare quello che possiamo fare, spostando sabbia, creando tutta quella che è l'ambientazione più natalizia possibile sulla spiaggia. È appunto uno sforzo importante qui sulla spiaggia, si fatica parecchio perché le quantità di sabbia per creare queste ambientazioni che vengono mosse sono moltissime. Si lavora insieme e tutti quanti insieme con una grande soddisfazione per arrivare al nostro obiettivo finale, far conoscere questa magia del mare d'inverno che è molto caratteristica e particolare. Qualche anno il maestro dei presepi qui è Franco Daga, scultore italo-australiano che vive a Cervia, a pochi chilometri da qui. Prima facevo un lavoro completamente diverso, prima ero uno stilista di moda, quindi facevo tagli nelle sfilate, praticamente scolpivo i capelli. 40 anni fa sono tornato dall'Australia e ho cominciato a fare la scultura così, senza avere né scuole né niente, perché penso che la scultura è un dono che tu hai, che ti è dato Dio e che tu hai nel tuo DNA. La scultura è come il canto, tu o hai orecchio musicale oppure non ce l'hai. Anni fa si discuteva sul cercare di fare qualche cosa durante l'inverno per creare un'attrazione particolare e quindi è venuta spontanea questa idea del presepe di sabbia. Abbiamo scoperto questi scultori che lavoravano la sabbia in maniera eccelsa, siamo riusciti a creare questa cosa. Gli anni abbiamo avuto tanti scultori che hanno lavorato qui da noi creando queste ambientazioni natalizie. Da 10 anni siamo sempre affiancati da Franco Daga che ci ha aiutato in un momento particolare. C'era stata una grande burrasca e il presepe che avevamo fatto si era quasi distrutto. Lui si è spontaneamente rivolto a noi dicendo che ci poteva aiutare. Io in 3 giorni ho rimesso a posto tutto e hanno potuto riaprire il presepe. La sabbia è bella perché è come un acquarello. Un acquarello è un dipinto ad olio. Il marmo è un dipinto ad olio che dura per sempre. L'acquarello è una cosa spontanea che fai al momento, veloce,
e che dà un effetto immediato. E da allora è nata una bellissima collaborazione, amicizia con questo scultore, che ci ha fatto conoscere poi anche tanti altri suoi colleghi che vengono un po' da tutto il mondo, perché abbiamo avuto dei tedeschi, addirittura un giapponese che lavorava la sabbia, e tante persone, ognuno con la sua storia, ognuno con la sua particolare caratteristica, diciamo, attrazione. E ognuno di loro poi porta le proprie tradizioni locali in questi presepi, e vengono fuori tante cose particolarissime, delle più curiose, ecco. Tanti gli scultori che hanno lavorato, in particolare del nord Europa, sia tedeschi che russi anche, che hanno questa particolarità di essere di questi visi molto espressivi, molto precisi, con degli sguardi che molte volte penetrano, ed è un piacere molte volte soffermarsi a vedere le loro sculture anche con pensando a quello che esprimono queste statue. La sabbia è molto più fragile, ci vuole un certo rispetto, ecco, non è un blocco di marmo, è più fragile, si va più veloce, però allo stesso tempo si deve fare tanta attenzione. È una bella sfida ogni volta, poi dipende dalla sabbia, alla compattizzazione, tanti fattori che alla fine sì. Si spera sempre che sta su. La sabbia è intanto una materia organica naturale che non è niente di artificiale, e appunto è come noi, va trattato con delicatezza, ecco. Puoi creare ombre, luci. Il procedimento è semplice: la sabbia viene compressa in cassoni di legno, pestata. Gli strumenti sono semplici, sono cucchiai, cazzuoli, strumenti del muratore, piccoli magari, oppure anche attrezzi che si usano normalmente nel modellaggio della creta. La sabbia deve essere molto bagnata quando si lavora, altrimenti sfarina via. E quindi lo spruzzino serve per bagnare la sabbia continuamente. Il presepe credo che è molto italiano, cioè come io sono cresciuto nella Germania dell'Est, ecco, noi ce l'abbiamo un po' di meno, però piano piano imparo anche, ecco, avvicinarmi a questi motivi, a queste sì, sono tradizioni. La tradizione pittorica si incontra con la fantasia sul piano dell'ispirazione per i soggetti della Natività. La Natività, nello stesso modo io creo con la sabbia, senza né modelli né niente. Preferisco non copiare da un quadro, preferisco inventare i personaggi e farli miei, avere che abbiano una storia mia interna, e vengono dall'inconscio. Quest'anno, con tutti i problemi che abbiamo avuto di guerre, conflitti in tutto il mondo, io sono partito da questa idea di fare un'attività un po' bizantina, cioè dalla guerra in Russia. Il Dio è già grande, è stato concepito dallo Spirito Santo, quindi è un Dio che già è una persona adulta, benché sia un bambino. Normalmente nei presepi mettono il bambino nella culla, io invece l'ho voluto rappresentare così, come in un quadro di Giotto, oppure dei nostri maestri cristiani, sta benedicendo.
Madonna è, può essere un personaggio che ho visto in Romagna, ha un viso un po' romagnolo, non è la solita Madonna bellina, carina, è una donna che ha avuto un compito da Dio di generare questo Gesù, e quindi è una donna semplice. E anche Giuseppe, non ho voluto farlo troppo, è un personaggio del popolo. E poi arriva il momento, si apre al pubblico e si rinnova la meraviglia. È sempre emozionante vedere le persone che vengono a visitarlo, vengono a scuole, vengono anche persone da tutta Italia per visitare questi presepi di sabbia. Ed è una grande soddisfazione sentire i commenti e le esclamazioni, molte volte non si riesce a capire che con una semplice sabbia si possano fare delle cose così belle. Le persone sono un po' sospettose, tutte le volte che vengono a vedere un presepe di sabbia pensano sempre che noi mettiamo dentro delle cose strane. La verità è solo sabbia ed acqua, alla fine mettiamo un pochino di colla. I bambini ascoltano, però loro sono più spontanei, loro sono più, credono di più nelle favole, e gli adulti sono sempre un po' sospettosi. Quando vedi le persone che si emozionano davanti a un presepe e che vedono anche la poesia del presepe. Il presepe può essere un piccolo particolare, un gattino che c'è vicino ad una porta. Io volevo dare un po' di allegria a questo presepe, e quindi siamo partiti prima con le renne e il Babbo Natale. Di Natale che viene ripetuto qui a Torre Pedrera ogni anno, si cerca sempre di mantenere questa tradizione. Noi diciamo la magia della sabbia che diventa arte.